sud. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pubblica la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pronto, pronto. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pubblica la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pronto, pronto. Buonasera a tutti, bentornati con noi al Libro del Mondo. Buonasera Marco. Buonasera Susanna, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, la puntata di questa sera vogliamo concentrarla sulla questione delle tensioni crescenti e dei rapporti ai minimi storici tra Russia e Stati Uniti, rapporti così tesi non si vedevano dal periodo della Guerra Fredda, vari passaggi che hanno decretato questa escalation di tensione, a partire dal conflitto in Ucraina nel 2014, l'annessione da parte della Russia della Crimea, il dispiegamento delle forze NATO ai confini con la Russia e la volontà e la determinazione che la Russia poi ha dimostrato nel voler reagire a questa situazione, e non da ultimo, anzi direi importantissimo soprattutto negli ultimi tempi, lo scenario della guerra in Siria, uno scenario in cui sempre di più viene proiettato questo braccio di ferro tra queste due superpotenze, e che adesso tra l'altro sta vedendo anche una forte ripresa del governo di Assad contro i ribelli, proprio grazie appunto all'intervento della Russia, mentre a livello internazionale ancora ci sono degli incontri tra le potenze per cercare di trovare una soluzione a questo conflitto che ormai sembra però sempre più lontana. Quindi io partirei proprio dallo scenario in Siria. Sì. Ma quello che hai detto è perfetto, cerchiamo anche di allargare un po' la riflessione e lo sguardo dando alcuni elementi ai nostri telespettatori. Il primo è che questa partita a scacchi che si sta giocando tra Stati Uniti e Russia coinvolge anche altri soggetti, quindi altri protagonisti, potremmo dire minori, ma che sono importanti. Quindi in realtà la scacchiera in cui si stanno scontrando Russia e Stati Uniti ha a che fare con tante altre questioni che possono sembrare disgiunte ma non lo sono. Per esempio l'elezione degli Stati Uniti del prossimo presidente. Non si capisce il braccio di ferro, come tu lo definivi, tra Stati Uniti e Russia, se non anche in funzione della campagna elettorale che vede contrapposta Hillary Clinton con Trump. Non è un caso che anche sulle elezioni future, imminenti, del prossimo presidente degli Stati Uniti c'entra tantissimo il rapporto con la Russia, per cui Trump quasi viene descritto come l'amico di Putin e Hillary Clinton come quella invece che è in grado di tenere a bada, di limitare la ripresa di potere e di influenza della Russia su uno scacchiere sempre più ampio. E quindi questa è la prima riflessione. Seconda riflessione, torniamo allo scacchiere. Durante la Guerra Fredda i protagonisti che avevano, diciamo, zone di influenza erano sostanzialmente due, Stati Uniti e Russia, anzi Unione Sovietica allora, e avevano, diciamo, dei blocchi contrapposti che erano un po' delle pedine al loro servizio, o che avevano quella che allora si chiamava la sovranità limitata. Oggi non è più così, nel senso che gli Stati Uniti non sono più quella superpotenza di una volta, e anche la Russia, che è andata molto declinando come potere internazionale negli anni 90, sta tornando ad essere una grande potenza regionale e anche mondiale, ma non è più l'unico soggetto contrapposto agli Stati Uniti. Per cui, diciamo così, la scacchiera si è complicata. Provate a immaginare un gioco a scacchi in cui non ci sono più due squadre, ma ci sono quattro squadre e ciascuna ha un proprio angolo, con eserciti anche dal punto di vista militare più forti, ma con alleati non sempre disciplinati
che muovono in una loro logica. E allora oggi è questo lo scenario. Perché? Perché c'è un'Unione Europea che dovrebbe avere una sua autonomia e anche qui si differenzia in parte, per esempio, rispetto alla logica statunitense, non del tutto. Una parte consistente dell'Unione Europea, 22 stati su 28, poi c'è la Gran Bretagna che sta uscendo con la Brexit, fanno parte della NATO e quindi noi dobbiamo prendere in considerazione che in questa confrontation, in questo scontro, no, tra Stati Uniti e Russia c'entra anche il fatto che la NATO si stia allargando come influenza in gran parte dell'Europa e soprattutto, attenzione, dell'Europa dell'Est. E non solo in Lettonia, Lituania, Estonia, che storicamente sono paesi con una loro identità e che hanno sempre mal sopportato l'inclusione nell'Unione Sovietica e oggi sono molto, diciamo, soggetti che avvertono la competizione e la paura anche del colosso russo. Ecco, vediamo ai propri confini. Nella cartina si vede bene dove sono posizionate le varie basi, dove appunto la NATO ha dispiegato le sue forze, proprio c'è una barriera, diciamo, nell'est, lungo i paesi, esatto, dell'est, che guarda proprio esatto, alla Russia. Benissimo, teniamola questa cartina. Ecco, guardiamo bene, pensate che la NATO dal 49, 1949 ad oggi ha avuto una serie di paesi fondatori, poi ha avuto ben 6 allargamenti successivi, coinvolgendo altri paesi. Gli ultimi allargamenti sono importanti, quelli negli ultimi 15 anni, perché la NATO ha coinvolto l'Ungheria, ha coinvolto la Cecchia, ha coinvolto la Slovacchia, ha coinvolto la Romania, ha coinvolto la Bulgaria e la Polonia, quindi tutti i paesi che una volta facevano parte della zona di influenza dell'Unione Sovietica. Sono tutti paesi NATO, ospitano basi NATO e, attenzione, ci chiederanno i nostri telespettatori, sì, ma quali paesi, così diamo un'informazione, dell'Europa non fanno parte della NATO? Beh, possiamo dire che la Svezia, che fa parte dell'Unione Europea, non fa parte della NATO, mentre la Norvegia, che fa parte della NATO, non fa parte dell'Unione Europea. Altri paesi dell'Unione Europea che non fanno parte della NATO, la Finlandia, perché ha i confini con la Russia e mantiene una certa, diciamo così, non neutralità, perché chiaramente è filo occidentale, però preferisce, e così come l'Austria, e così come Cipro, e così come Malta, mentre invece con l'ultimo allargamento sono entrati nella NATO anche la Croazia e anche l'Albania. Perché citiamo questi paesi? Perché adesso nel confronto tra Russia e Stati Uniti sta per entrare nell'ottica, e anzi ha chiesto di entrare nella NATO, anche Montenegro. Montenegro sono pochi, 600.000 abitanti, sta nell'Adriatico. Era un enclave insieme alla Serbia, che rimane ancora filorussa, appunto filorussa. I russi recentemente, quelli ricchi, hanno investito molto in Montenegro, perché è una zona bella nell'Adriatico, un mare ancora abbastanza pulito. Hanno votato domenica, ha vinto il partito filo-occidentale di Djukanovic, ma forse non ha i voti sufficienti per fare un governo, ma ha già accettato di entrare nella NATO e questo è uno schiaffo ovviamente alla Russia. Prossimamente ci sono elezioni in Moldova o Moldavia. Dov'è la Moldova? È meglio, è al confine tra la Romania e la Russia. La Moldova ha un partito filo russo che potrebbe vincere le prossime elezioni presidenziali che si tengono fra qualche giorno, ma i partiti filo occidentali stanno cercando di avere un candidato unico per limitare, diciamo, la possibile vittoria del partito filo russo della Moldova. In Moldova qualche mese fa ci sono state esercitazioni della NATO. Tenete conto che un pezzo della regione della Moldova è popolata da filorussi.
Quindi voi capite che c'è questa giochi a scacchi in cui i singoli paesi, ho detto il Montenegro, ho detto la Moldova, finiscono per essere divisi perché devono stare o da una parte, la NATO, l'Europa, o dalla Russia. Tenete conto che anche alcuni diplomatici di rango, di grande spessore italiano, hanno denunciato giustamente, secondo me, che insomma qualche promessa che l'Europa e soprattutto gli Stati Uniti dopo la caduta del muro avevano fatto, e cioè di non allargare la NATO fino ai confini della Russia, beh, piano piano, con il sesto, quinto e adesso il possibile settimo allargamento, beh, è stato disattesa questa promessa. In più, giustamente, citavi l'Ucraina. E nell'Ucraina c'è un pezzo, il Donetsk, che è filo russo, e anche lì si stanno combattendo ancora la questione della minoranza, che poi è consistente, filorussa, che abita in Ucraina, con l'Ucraina che chiama a grande forza l'esigenza di entrare nell'Unione Europea, ma addirittura di avere un'alleanza con la NATO. Vedete allora come il quadro si complica persino in Europa. Ecco, adesso torneremo poi a approfondire di questa situazione della NATO, dell'espansionismo anche della NATO ai danni della Russia, ma vorrei anche poi introdurre la questione dello svilupparsi di questi movimenti neonazisti, nazionalisti, soprattutto in questa barriera dell'Est Europa, e anche dello spaccamento un po' dell'Europa politica rispetto anche a questo quadro, e quindi lì anche qual è il ruolo ora dell'Europa, come si sta muovendo in questo scenario. Però tornerei prima di tutto questo a bomba sulla questione della Siria con un servizio che parla proprio della guerra contro le milizie dello Stato Islamico, degli ultimi avvenimenti e soprattutto di come adesso il conflitto si sta organizzando davanti a dei punti simbolici per l'Islam, per i musulmani, per gli estremisti più che altro dell'ISIS, sia nello scenario della Siria sia in Iraq. Quindi dopo ne parliamo. Vediamo il servizio. Improvvisa accelerazione della guerra contro lo Stato Islamico. I ribelli sostenuti dalla Turchia hanno conquistato la città di Dabiq, nel nord della Siria, controllata dai miliziani dell'ISIS. La conquista di Dabiq è avvenuta dopo che i guerriglieri islamisti hanno deciso di ritirarsi dall'area. Dabiq riveste una cruciale importanza ideologica per l'ISIS, perché una profezia sunnita indica che sarà il teatro di una battaglia decisiva tra i musulmani e le forze di Satana. Anche in Iraq lo Stato Islamico sta per affrontare la madre di tutte le battaglie. In un discorso alla TV, il premier iracheno Haider al-Abadi, comandante in capo delle forze armate irachene, attorniato dai più alti responsabili militari, ha annunciato che sono iniziate le operazioni per riconquistare Mosul, la città irachena nel nord del paese in mano agli islamisti dal giugno del 2014. A guidare le operazioni sarà l'esercito iracheno, insieme alle forze di sicurezza nazionale. Nessun altro, ha specificato Abadi. D'accanto suo, il generale Stephen Townsend, comandante della coalizione a guida statunitense che opera in Iraq a fianco delle forze governative, ha raffreddato troppi facili entusiasmi, dichiarando che l'operazione lanciata per riconquistare Mosul potrebbe durare molte settimane, se non di più. L'accelerazione delle tensioni fra Stati Uniti e Russia passa anche dalle varie accuse che proprio sul conflitto in Siria si scambiano Stati Uniti e Russia. La Russia è accusata di colpire i civili, gli ospedali per sostenere Assad, e comunque in un contesto mai chiaro per quello che riguarda le alleanze anche da parte degli Stati Uniti. Anche la questione siriana e quindi le possibili sanzioni su Russia e su Siria vengono vissute come un momento di questa scacchiera di potere di cui parlavamo prima. Certo. Allora, teniamo insieme nello scacchiere adesso medio orientale, Siria e Iraq, proprio come si stanno confrontando le superpotenze, chiamiamole ancora così, Stati Uniti e Russia, e le alleanze regionali. Allora, la prima cosa che ha detto il servizio, molto interessante, lo sottolineiamo, è la conquista nel nord di Aleppo, nella Siria nord, a 15 chilometri dal confine con la Turchia, di Dabiq. Dabiq, nella tradizione islamica sunnita, ma non solo sunnita, è un, diciamo così, nome chiave, perché
perché nella vita di Maometto e nelle profezie di Maometto, Dabi, che era indicato, l'ha appena accennato il servizio giustamente, come il punto in cui avverrà, in termini apocalittici, lo scontro tra l'Islam vincente e diciamo Costantinopoli, poi tradotto in Roma, ma nel momento in cui, diciamo così, vengono scritte queste vite e queste profezie e questi detti di Maometto, Rom, come viene citato nel testo in arabo, era in realtà Costantinopoli. Quindi nella tradizione moderna sunnita, soprattutto di diciamo Daesh, dello Stato Islamico, questo piccolo centro è come se fosse un centro profetico in cui doveva avvenire e dovrebbe avvenire lo scontro tra l'Occidente e l'Oriente, tra i crociati, diciamo così, e il mondo islamico. La conquista da parte dell'esercito libero siriano appoggiato dalla Turchia fa un po' da contrappeso anche all'altra questione che sta avvenendo in Siria, e cioè i bombardamenti fatti da Al-Assad e dalla Russia, no, su Aleppo, per riconquistarla del tutto. Aleppo è una città martire, ormai c'è una parte che è ancora controllata dagli insorti contro Al-Assad, contro il regime, però a tutti i costi la Russia e Al-Assad vogliono conquistare Aleppo. In questi giorni è stato raggiunto un accordo militare, in realtà insufficiente, perché la Russia in modo unilaterale ha detto: va bene, noi facciamo in un solo giorno 8 ore di tregua per permettere l'arrivo alla città di Aleppo di aiuti umanitari, perché, come dicevi, i morti sono soprattutto civili, vengono bombardati gli ospedali. È accettabile dal punto di vista, diciamo, umano e umanitario la strage e le vittime di Aleppo? No, ma dobbiamo sapere quindi che la Russia potrebbe essere in futuro accusata anche, diciamo così, di assassini a livello di popolazione civile, di strage umanitaria. Qual è però il problema? È che la Russia risponde, dicevamo prima, allo sfondamento che la NATO e che l'Occidente e che gli Stati Uniti stanno facendo in tante parti dell'Europa e che cercano di fare anche in Iraq. Adesso lo affrontiamo. E allora per loro, per Assad e per la Russia, la Siria rimane una zona di influenza fondamentale nella visione presente e futura di Putin. Lì hanno basi militari anche navali nel Mediterraneo, e soprattutto la conquista di Aleppo sarebbe la conquista della seconda città della Siria, e quindi a questo punto, nell'eventuale auspicabile ma sempre rinviato negoziato per la pace, a questo punto sarebbe molto duro dire ad Al-Assad: molla tutto, ritirati, perché ha conquistato la parte più importante della Siria, che è quella centrale e occidentale, Damasco e Aleppo. Che cosa avviene? Giustamente il servizio citava invece Mosul, che per la campagna elettorale negli Stati Uniti, gli Stati Uniti, che rischiano di perdere la Siria, il cuore della Siria più importante sotto appunto l'influenza della Russia e Al-Assad che diventa, è diventato più forte, cercano di trovare una grossa compensazione, e sarebbe importante, riconquistando Mosul. Mosul è in Iraq, Mosul è al confine della zona curda. Mosul adesso, da qualche giorno, è partita l'offensiva dell'esercito iracheno, dell'esercito a nord-est dei curdi, con 5.000 militari statunitensi che fanno i consiglieri. Lì però c'è più di 1 milione circa di persone, l'altro 1,5 milioni da Mosul è scappato. E lì qual è il problema? Ecco perché il premier iracheno dice: non entreranno altri che non l'esercito regolare iracheno, perché Mosul in gran parte è sunnita e quelli che sono rimasti hanno dovuto giurare fedeltà al capo dell'ISIS, al capo dello Stato Islamico. In più c'è anche l'esercito vicino lì, lo segnaliamo ai nostri telespettatori, italiano,
i bersaglieri che vanno a presidiare a nord-ovest di Mosul la famosa diga importantissima che fornisce acqua ma anche elettricità ovviamente poi alle terre successive. Allora lì si gioca un'altra partita importante, perché se si riuscisse nelle prossime settimane a conquistare Mosul, sarà difficile in poco tempo, è chiaramente una grossa vittoria dell'Occidente, ma anche dell'Iraq e dell'Iraq sciita. Ovviamente lì si tratterà di avere particolare attenzione alla sensibilità sunnita, perché altrimenti in Iraq non ce ne si va fuori da questa guerra strisciante civile che dopo la caduta di Saddam Hussein, che era sunnita, la minoranza sunnita si sente soffocata dal vicino Iran, che è sciita, e dalla maggioranza sciita irachena che governa Baghdad. Dunque, lo diciamo ai nostri telespettatori, lo scenario, come vedete, ha a che fare con tradizioni, equilibri regionali, con sensibilità religiose, con etnie diverse, con la questione degli alleati scomodi o comodi vicini, in questo caso la Turchia nel nord della Siria e l'Iran a est dell'Iraq, e c'entrano anche poi le alleanze internazionali in questo scacchiere che oggi cerchiamo di descrivere col maggiore equilibrio possibile. Ecco, intanto che la NATO si organizza e raggiunge il suo dispiegamento ad est dell'Europa, appunto, che si concluderà nel maggio del prossimo anno con tutti i paesi, la Polonia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, i contingenti forniti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e in parte anche dall'Italia. Vediamo che l'Europa viene utilizzata anche in questo scenario di contrasto comunque tra Stati Uniti e Russia. La questione delle sanzioni, dicevamo prima, è anche una questione in cui si gioca questo scontro. Recentemente c'è stato una contrapposizione, prima da Boris Johnson e da Kerry degli Stati Uniti era venuto l'avviso, l'avvertimento di nuove sanzioni. Ultimamente invece la Mogherini italiana ha detto che non ci sono in programma nuove sanzioni. Vediamo questo servizio. Il capo della diplomazia europea Federica Mogherini, arrivando a Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri dei 28 ministri dell'Unione Europea, ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche riguardo a nuove ed eventuali sanzioni contro la Russia per il suo coinvolgimento in Siria, ma non ha escluso possibili nuove misure di ritorsione contro il regime di Damasco. Non esistono proposte avanzate da alcuno Stato membro, ha risposto la Mogherini a una domanda su eventuali misure punitive nei confronti di Mosca. Ho notato che la vicenda è all'ordine del giorno sulla stampa, ma non lo è nella nostra agenda. In nessuna delle riunioni qualche Stato membro ha avanzato la questione. Le sanzioni contro il regime siriano sono attualmente in discussione, potrebbero essere possibili, ha concluso il responsabile della diplomazia europea. Le dichiarazioni della Mogherini suonano come una parziale smentita di quanto appena affermato a Londra da Stati Uniti e Gran Bretagna, che hanno annunciato di stare studiando, insieme agli alleati occidentali, nuove sanzioni da imporre alla Siria e alla Russia a causa della situazione siriana. La presa di posizione è stata resa nota dal segretario di Stato statunitense John Kerry al termine di una riunione sulla guerra in Siria a Londra ed è stata ribadita dal ministro degli esteri britannico Boris Johnson. Kerry ha anche fatto planare una minaccia nemmeno troppo velata, quando ha sottolineato che al momento il presidente Obama non ha escluso nessuna opzione, lasciando intravedere la concreta possibilità di un intervento militare. Allora, c'è una parte di Europa che sta frenando verso questa tensione, questo scontro? Sì, la Mogherini non si inventa questa posizione come alto commissario per le questioni internazionali, come vicepresidente della Commissione europea, non si inventa questa posizione di dire no, in questo momento non si devono e abbiamo deciso che non facciamo ulteriori ritorsioni di tipo commerciale nei confronti della Russia. Perché? Perché c'è stata una consultazione dei 27 paesi che fanno parte dell'Unione europea, la gran parte di questi paesi assolutamente ha chiesto di non innalzare il livello dello scontro. Ci sono ragioni anche di tipo economico-commerciale, cioè la Germania per esempio è un paese che ha comunque interessi economici
non solo nell'est europeo, ma anche nei confronti della Russia. La stessa Italia ha interessi economici e commerciali con la Russia, per cui è sempre piuttosto freddina quando si dice ma innalziamo il livello dello scontro. Per esempio, chi, giustamente il servizio, anche tu lo dicevi, aveva un po' fatto, diciamo così, questa proposta di minacciare ulteriori sanzioni economiche e commerciali, sono stati proprio gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che adesso sta uscendo anche dall'Europa. Perché? Beh, è un po' il gioco delle parti, Anche all'interno della NATO e dell'Europa c'è un po' il gioco delle parti. Chi fa capire alla Russia non tirare troppo la corda, non appoggiare troppo il regime di al-Assad, perché altrimenti scattano le ritorsioni, ma è anche vero che altri dicono, gli stessi paesi dell'est Europa, a noi in questo momento interessa posizionarci meglio su altri fronti, non a aprire uno scontro totale con la Russia. E gli altri fronti a cui sono più interessati i paesi dell'est sono proprio il potenziamento della NATO. Allora è chiaro che nel momento in cui tu in Europa fai in modo che la NATO diventi sempre più importante come scudo militare, ma anche come alleanza politica, non puoi contemporaneamente anche aprire un altro fronte. Quindi attenzione, questa saggezza che in questo momento dimostra la Mogherini è dovuta anche a un calcolo più complessivo. Non è un caso che la Mogherini non ha minimamente parlato della NATO, non è un caso che la Mogherini abbia collegato per il momento la rinuncia a sanzioni nei confronti della Russia all'eccesso di aiuto che la Russia stessa sta dando in Siria ad al-Assad. Allora voi capite che tutto si tiene nel contesto internazionale, però per fortuna ci sono elementi diplomatici di equilibrio, di saggezza, anche se sono dovuti anche questi al calcolo. Cioè al momento, al di là di quello che dice simpaticamente Crozza nei suoi show, non siamo alla vigilia della terza guerra mondiale, e però non è che stiamo imboccando una strada di distensione, stiamo innalzando il livello di scontro, stiamo innalzando il livello delle logiche di potenza che sicuramente non vanno dalla parte della pacificazione, della cooperazione, e quindi sono comunque rischiose, sono assolutamente strade pericolose, però vanno messe in questo contesto che abbiamo cercato di descrivere ai nostri telespettatori. Ecco, torniamo invece sul contesto delle elezioni negli Stati Uniti, su queste accuse anche che Barack Obama ha fatto alla Russia di aver attraverso gli hacker cercato di manipolare poi quello che è l'appeal della candidata, dei candidati alle elezioni, quindi, e oltretutto con minacce di ritorsioni poi sempre cibernetiche alla Russia. Quindi come si sta muovendo da questo punto di vista questo conflitto tra Stati Uniti e Russia e le finalità in queste elezioni? Beh, ma lì si inserisce, sarebbe troppo lungo parlarne, citiamo soltanto i titoli, in una nuova dimensione internazionale che stanno prendendo le guerre. Le guerre hanno sempre nella prima parte, le guerre o i conflitti anche economici e commerciali a livello internazionale, hanno ormai da circa diversi anni un nuovo preambolo, un nuovo capitolo fondamentale. È la guerra della comunicazione, è la guerra della conoscenza delle posizioni degli altri e dei segreti degli altri. In questo gioco un elemento di ambiguità, di ambivalenza, ma qualche volta anche positivo, il fatto di Assange, il fatto di scoprire che dietro la politica, dietro le politiche di potenza, dietro gli eserciti, ci sono anche informazioni riservate, segrete, che non si censurano a sufficienza e che se le porti allo scoperto possono anche rivelare le vere intenzioni delle varie parti, perché uno in una telefonata privata o in una comunicazione riservata, anche se ha grandi responsabilità e livelli,
come per esempio ha avuto Hillary Clinton, e beh, può venire fuori quello che davvero può essere il pensiero, oltre alle parolacce, ma il pensiero. Allora, questa cosa di rendere trasparente le reali intenzioni, in questo caso negli Stati Uniti, di Trump e della Hillary Clinton, e beh, è un elemento che non so fino a che punto, se è politico, arricchisce lo scenario, se invece è di tipo privato, in qualche modo lo immiserisce. D'altra parte, negli Stati Uniti lo scontro sta avvenendo a livelli anche molto bassi, sui rapporti sessuali o meno di Trump, sulle sue concezioni del ruolo della donna, e questo ha fatto crollare comunque, diciamo, una parte di consenso di Trump. Dall'altra parte, chi vuole dare una mano a Trump cerca dentro, no, la parte segreta del ruolo anche politico di Hillary Clinton, come a suo tempo, no, ministro degli esteri, segretaria di Stato, delle rivelazioni che possono indebolirne la candidatura. La Russia però ha negato che siano i propri hacker a dare una mano. A Putin piace di più Trump. Allora, lui lo ha negato, però non c'è dubbio che negli ultimi gesti, no, gli ultimi vuol dire in questi ultimi mesi, e beh, in un certo modo, siccome la candidatura più NATO, la candidatura più occidentale, la candidatura più critica nei confronti dell'oligarchia, dello strapotere nuovo economico che cerca di riacquisire la Russia sullo scacchiere internazionale, è Hillary, è il Partito Democratico. Trump in questo ha rotto anche con la tradizione repubblicana, che comunque da Reagan in poi, ci ricordiamo, l'Unione Sovietica era il male assoluto, ma poi fu Reagan ad avere un rapporto positivo e di nuovo distensione con l'allora l'Unione Sovietica. Oggi Trump rompe anche con questa tradizione, non a caso sono i populismi, le destre nazionalistiche in Europa che appoggiano Trump, perché la sua idea è ciascuno sia padrone a casa sua, un nuovo isolazionismo statunitense, dicendo cara Europa arrangiati per conto tuo, cara Russia fai bene ad avere la tua zona di influenza, ma sia chiaro che l'idea che ha Trump degli Stati Uniti è una sua ripresa di influenza e di potenza economica, commerciale e militare, per cui è vero, in questo momento Trump potrebbe essere quello che in questo modo non è una nuova cooperazione internazionale, ma la Russia è giusto che diventi sempre di più asiatica, perché noi, Stati Uniti, dobbiamo in qualche modo ritrovare una nostra egemonia sulla America intera e quindi anche sulla sfera occidentale, ma partendo da quest'idea di una destra repubblicana che ovviamente negli Stati Uniti è il primato dell'Occidente, ma che lascia metà del mondo nelle mani della Russia e della Cina. Due domande velocissime in chiusura. Uno, a chi giova di più questa crescita delle destre neonaziste dell'Est Europa? Seconda domanda, dobbiamo aspettarci una nuova età dell'oro per CIA e KGB in questo momento? Ma le nuove, non c'è più il KGB, ma c'è la nuova versione ovviamente. Beh, è chiaro che quando le guerre commerciali e economiche si fanno sporche, no? E confuse, lo diciamo ai nostri telespettatori, la parte secretata, la parte non parlamentarizzata, la parte non resa pubblica aumenta, e quindi aumentano i ruoli dei servizi, aumentano i ruoli anche a rischio dei servizi deviati, non solo i servizi segreti, l'intelligence, anche quella nobile, cresce per la sicurezza, per lo scontro, e non c'è dubbio che sono le destre che sono avvantaggiate da Trump, e Trump non è un caso che è appoggiato dalle destre nazionaliste. Ma questo, attenzione, non porta più avanti il discorso della pace, porta il conflitto su altri binari, cioè quello dei nazionalismi, del ritorno del primato delle logiche di potenza e militari. Quindi attenzione, oggi nessuno dei candidati negli Stati Uniti apre l'età dell'oro della pace,
ma come dici tu, apre ovviamente capitoli in cui le oligarchie nazionalistiche o multinazionali rischiano di avere con tutte e due più poteri, e quindi il problema è proprio questo, che la pace è più a rischio. Cosa occorrerebbe fare? E beh, ascoltare di più le vere voci interessate alla pace, che sono le popolazioni, che sono i pacifisti, che sono i centri studi che non sono sovvenzionati da questo o quello, che sono le grandi personalità che vogliono costruire di nuovo comprensione, tenendo conto di una cosa, e finiamo su questo, che nessuno può pensare di avere tutta la ragione. E quando vuoi costruire un consenso per creare una pace, devi capire anche le ragioni dell'altro e non demonizzarlo, altrimenti è chiaro che si va a uno scontro, perché ciascuno pensa di poter portare a casa tutto il bottino. Non è così che si costruisce un processo di distensione e di comprensione dell'altro, e una mediazione e soluzione politica in Siria, in Iraq, in Libia, ne parleremo un'altra volta, o altrove. L'Europa dovrebbe essere grande potenza civile. Oggi l'Europa è in crisi, in difficoltà, e non ha quel ruolo internazionale che dice alla Russia da un lato, agli Stati Uniti dall'altro: voi dovete sedervi a un tavolo e negoziare di nuovo una convivenza pacifica nell'interesse di tutti. Questo dovrebbe essere il ruolo politico dell'Unione Europea. Siamo giunti al termine, ti ringrazio Marco come sempre per questo approfondimento. Grazie a tutti voi. Arrivederci alla prossima puntata. Ma brucia pronto, ma brucia pronto, pronto.